stai? Bene, grazie. Siamo pronti, parte l'intervista. Raccontami, Elisa, come si sentono le gambe una settimana dopo aver vinto la Roubaix? Sicuramente le gambe si sentono molto meglio rispetto alla Freccia Vallone, perché ho pagato un pochino l'emozione e lo sforzo di sabato nella gara di mercoledì, sto decisamente meglio e sono contenta di poter correre domani. E come si sente la testa una settimana dopo aver vinto la Parigi-Roubaix? Sicuramente meno pesante, perché ho avuto il tempo di riposare, di avere il tempo di realizzare e di scaricare anche un po' tutte le tensioni, perché vi posso assicurare che stare davanti così tanto tempo alla Roubaix e vincere la Roubaix in quel modo è stato anche a livello nervoso difficile. Ma felice anche? Assolutamente, no, sono tutte emozioni positive, però anche le emozioni positive a volte stancano. Sì, certo. E quindi per domani, per Lieghi, come va a fare la Trek-Segafredo Tonne? Abbiamo una squadra molto competitiva e siamo tutte abbastanza in forma, quindi penso che potremo fare una bella gara come squadra. Tutte come tutte le altre gare della stagione? Sì, è vero, abbiamo fatto un'ottima stagione finora, abbiamo ottenuto ottimi risultati con diversi corridori e penso che siamo pronte per correre. Poi il risultato si vedrà, però faremo una bella corsa, ne sono sicura. Grazie tante, in bocca al lupo. Grazie.